Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta in casa di Dario, anche oggi per fare una ricetta semplice, veloce e saporita. Allora, per questa ricetta sto utilizzando 350 g di riso, 150 g di formaggio Edam tagliato così a pezzettini, 100 g di bresaola tagliata a cubetti, un dado da cucina, un bicchiere di vino bianco, una noce di burro da 20 g, 50 g di scalogno tagliato a pezzetti, della rughetta che ci servirà per il condimento, pepe verde da macinare, sale, olio e circa un litro di acqua. Procediamo! Mettiamo l'olio nella casseruola, aggiungiamo lo scalogno, copriamo con Magic Cooker, teniamo la fiamma alta e facciamolo appassire così per un paio di minuti. Tempo scaduto, scopro, vado ad aggiungere il riso e lo facciamo tostare un pochino, così. Metto sopra il dado che ho tagliato a pezzettini e aggiungo il vino bianco. Una rapida girata, copro con Magic Cooker e faccio sfumare per 2 minuti. Altri 2 minuti passati, scopriamo nuovamente, aggiungiamo l'acqua di cottura, un po' di sale e aggiungiamo il formaggio Edam sopra, un pochino di pepe, copriamo con Magic Cooker e facciamo partire 10 minuti di tempo. 10 minuti passati, andiamo a scoprire, aggiungiamo la bresaola, giriamo. A questo punto, se volete, potete aggiungere un goccino di latte che vi aiuterà per la cremosità. Giriamo, copriamo ancora con Magic Cooker e ultimiamo la cottura per 4 minuti. Tempo scaduto, allora scopriamo un attimo, perfetto, possiamo spegnere il fuoco, coprire ancora con Magic Cooker, ci togliamo dalla fiamma e lo lasciamo come al solito un minuto o due qui a riposare. Allora, il minutino è passato, scopro, aggiungo un altro po' di pepe, una noce di burro, copro nuovamente così il burro tanto si scioglie e comincio a preparare il piatto. Come vedete ho già messo della rucola sul fondo, ho tenuto da parte qualche pezzettino di bresaola e di formaggio. A questo punto scopriamo e lo mantechiamo e via nel piatto. Spruzzatina di pepe ed ecco qui pronta la mia idea di primo piatto di oggi, di questo risotto con bresaola, formaggio Edam sul letto di rughetta, preparato sempre in poco tempo con il nostro Magic Cooker. Grazie a tutti per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!